Nel 2011 ho conosciuto i CrossFit a CrossFit Padova, si chiamava Guerrilla Fitness con Belpussi, Max Belpussi, che dicevo a lui che di fianco sul mio comodino c'era la sua foto, che era il mio mentore. Io facevo personal trainer all'epoca e volevo dare qualcosa di diverso ai miei clienti e mi sono avvicinato così al CrossFit. Da lì Max mi ha proposto di fare il level 1 e quando ho finito di fare il level 1 ho scoperto che era quello che volevo fare dalla mia vita, diciamo così. E non sapevo se sarei tornato in Brasile, se avrei avuto l'opportunità di fare qua in Italia. E in quell'anno là che ho preso il patentino mi hanno contattato per aprire una palestra che un po' alla volta sono riuscito a avvicinare le persone al CrossFit e l'abbiamo trasformata in un box. Quindi CrossFit Castelfranco è nata nel 2013. Quando ho aperto sto box eravamo in un primo piano, quindi potevamo fare poche alzate pesanti, eccetera. E quindi ho potuto provare tutti i movimenti, diciamo così. Quindi ho imparato a fare tutti i movimenti. Quindi la mia preparazione non era ottimale, diciamo. E visto che all'epoca non esisteva ancora il mio competitor, le mie gare io andavo e facevo quello che ero in grado di fare, la programmazione io facevo quello che si faceva in classe, no? Quello che scrivevo e facevo fare agli altri era quello che facevo anch'io. Avevo la possibilità, essendo tutti i giorni al box, di provare altri movimenti, altri così, però senza mai far troppo perché non mi piace tuttora correre. Vogare, queste cose qua non mi piacevano, quindi se c'era da fare qualche girata o qualche snatch pesante, ok, però quindi la preparazione per le gare in realtà non esisteva. Ehi amico, come stai? Sono passato a salutare. Io sono normale. C'è una gara, un trodò, che dici? Proviamo a fare. Io sono normale. La musica nella mia vita. Poi penso che per il brasiliano, no? Per tutti i brasiliani, che io sono italo-brasiliano, quindi ho la cittadinanza italiana, i miei antenati erano di Longarone, però sono cresciuto in Brasile, là la musica fa parte della vita. Tu ascolti una canzone, ti metti su di morale, ascolti una canzone per il giorno delle mamme, ascolti una canzone per il Natale, quindi riesci sempre a far parte, raccontare la tua giornata o un pezzo della tua vita ascoltando, collegando a una canzone. E per me il CrossFit, essendo americano, la musica giusta era l'hip hop, come nell'hip hop o comunque nel rap c'è questa stabilità di scrivere, di incastrare le parole, secondo me questo è interessante. Per il scherzo abbiamo cominciato a fare al box piuttosto di allenarci là, tra una girata e l'altra, tanto nessuno correva, c'era abbastanza fiato per parlare e abbiamo iniziato, ho messo una base là sul sfondo e abbiamo iniziato a fare due o tre rime e finché la gente si divertiva e rideva delle rime ho detto aspetta che scrivo un attimo. Ho scritto, siamo andati in studio, abbiamo registrato e fra poco c'è un'altra qua che lanceremo. Quando una persona arriva nuova da me, piena di al box, va, al CrossFit Castelfranco, e viene piena di entusiasmo perché vuole fare i muscle up, vuole fare squat clean, squat snatch pesanti, camminate sulle mani, io la faccio partecipare alla classe normalmente come tutti gli altri,
E al primo segnale che questa persona mi dà, che è stanca, che si è resa conto anche lei che in quel momento è impossibile seguire una lezione allo stesso livello degli altri, io mi avvicino e dico, che ne so, sono 100 lanci della palla al muro da fare, e dico, boh, tu ne fai 50 oggi. Io comunque cerco di farla partecipare assieme agli altri, ma usando la sua percezione per spiegarle che non è abbastanza, non è ancora pronta a fare come fanno gli altri. Però io, a me non piace persuadere le persone, no? E più finisco nel momento che ti vedo in difficoltà, vado là, te ne rendi conto di quello che stai vivendo adesso, piuttosto che dire succederà questo, no? Quindi non voglio, non mi piace fare il premonizione, non mi piace fare la premonizione, preferisco che la gente tocchi con le mani la situazione, quindi cerco di gestire così, anche i miei ragazzi là che lavorano assieme a me, cerchiamo di gestire così la situazione. Una roba molto, molto reale, nel mio modo di vedere, molto reale, molto provare, toccare per sentire le cose, ecco. Ci sono, per noi che lavoriamo, no, in un box così, ogni giorno puoi avere delle soddisfazioni dei tuoi allievi che vengono a raccontarti che sono riusciti a fare qualcosa, che hanno migliorato il proprio massimale, eccetera, eccetera. Mi ricordo una volta che quella lì mi è rimasta abbastanza impressa, anche perché era una ragazza che era una persona che mi stava sul cuore, che era la mia mamma. La mia mamma ha cominciato ad allenarsi con me, però non capiva niente di quello che dicevo. Io le spiegavo in brasiliano, in portoghese, in italiano, e proprio non capiva. Finché ho detto, va bene, fai. Ho detto, tanto passerà un mese e questa qua, perché era mal di schiena, male al ginocchio, passerà un mese, dopo non mi disturberà più. E passato quel mese, lei torna da me e fa, guarda, passato un mese che sono qua, e ha detto, quindi adesso cosa farai? In questo mese mi sento benissimo, mi ha passato il male al ginocchio, mi ha passato il male alla schiena, quindi la mia mamma, 60 anni, che alzava pochissimo carico, ma ha cominciato soltanto a far movimento, ha avuto una bella risposta anche lei, era contenta anche lei, quindi questa è una storia che mi rimane impressa, perché non ho fatto niente perché la mia mamma avesse questi risultati. Lei faceva la lezione così come tutti gli altri e ha avuto i suoi risultati, quindi sono contento, cioè è una cosa che mi è rimasta impressa, sì. Poi ci sono tante altre storie, lascia stare i massimali che vedo che la gente riesce ad alzare. Forse apprezzo, cioè forse mi piace molto anche, non che mi piace di più, mi piace quando la gente viene a raccontarmi, ma io vedo tutti durante la lezione, io riesco a vedere tutti, se sono là fermo su un angolo io riesco a vedere tutti, quindi io vedo anche quello che riesce a migliorarsi e comunque o forse è un po' più timido e non ha tanto coraggio di andarti là a raccontare, che sembra una cosa che sia personale, però sì, io vedo tutti e sono, poche volte dico che sono bravi, ma le volte che dico sono veramente perché se l'hanno meritato. Cioè, un complimento, no? Ciao a tutti, ci vediamo presto da qualche parte. Ciao.